Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui con la player review di Cavani If. Questo giocatore mi è stato prestato da Alberto, un gentilissimo utente del nostro gruppo, al quale vi invito a iscrivervi, il link è in descrizione, poiché nonostante il suo price range si aggiri tra i 390.000 crediti e i 550.000 crediti, è abbastanza irreperibile sul mercato. Ringrazio appunto Alberto per la fiducia e per averci aiutato a portare il prima possibile la review di questo giocatore che dico subito è fantastico. Sulla carta spicca sicuramente quel 90 di tiro che in game si trasforma in un 94 di finalizzazione che unito al 90 di potenza tiro rende i tiri di Cavani in aria e anche fuori, grazie anche al 83 di long shot, tiri fantastici, 9 tiri su 10 entrano e da dovunque si tiri, sia col destro che col sinistro, nonostante le 3 stelle di piede debole che sinceramente non si sentono. Per quanto riguarda i tiri a giro, invece abbiamo solamente un valore di 77, ma anche quelli vengono abbastanza bene. Per quanto riguarda la velocità, abbiamo un 80 sulla carta che si divide in 76 di accelerazione e 83 di velocità scatto. Allora, la velocità scatto, sinceramente, nonostante sia 83, mi sembrava anche un po' qualcosa in meno, però comunque non la inserirò tra i contro perché Cavani, lo dico subito, non è quel tipo di giocatore alla Dumbia, per capirci, che prende palla, corre in porta e finalizza. No, è quello che messo lì davanti può fare sia da sponda per i compagni che ci sono lì, sia da finalizzatore, ma da area di rigore, diciamo la velocità, così come il dribbling che spiegherò dopo, non è una delle sue caratteristiche più importanti per una carta del genere, quindi non mi sono sentito di inserirla tra i contro. Il dribbling, appunto, che è di 82 sulla carta e 82 dribbling puro in game, non è male. Però il dribbling stretto, ahimè, quello lo devo inserire tra i contro perché alcune volte, nonostante l'85 di agilità e l'85 di controllo palla, sembrava anche abbastanza macchinoso e anche nell'uno contro uno a volte i difensori riuscivano a rubargli facilmente palla e perdevo delle occasioni anche importanti. Per quanto riguarda invece il passaggio, c'è un 72 sulla carta e dico subito che il passaggio di questo giocatore non è per niente male, mi è piaciuto a dispetto del 51 di passaggio lungo in game e del 76 di passaggio corto. Questi valori sono assolutamente bugiardi perché, come vedrete dalle clip, sia passaggi lunghi che passaggi corti uscivano veramente bene. La visione è 77, ma anche questa mi sembrava almeno un 80 o qualcosa in più. Un altro pro di questo giocatore è la forza fisica. 77 in game, ma sinceramente mi sembrava circa 87, ci volevano senza scherzare 5-6 spallate per farlo cadere a terra. Altro pro è invece il colpo di testa, 88 di precisione di testa in game, 94 di elevazione, valore assurdo, salta altissimo, e abbiamo anche inoltre un 96 di stamina, questo giocatore non si stanca praticamente mai. Un'altra pecca, forse una delle poche, sono le 3 stelle skill. Se ne avesse avute 4 sarebbe stato un giocatore fantastico, praticamente sarebbe diventato Ibra, che comunque Cavani If è un'ottima alternativa a Ibra nella Ligue 1. E poi un'altra pecca è il posizionamento. Troviamo un 90 in game e i work rates sono medio medio, però sinceramente quel 90 mi sembrava falsissimo, in quanto nonostante io lo giocassi da prima punta oppure in un attacco a due con un compagno, molte volte andava a prendersi la palla a centrocampo, soprattutto nei calci da fermo o nei rinvii del portiere. Un consiglio è quello di utilizzarlo in un attacco a due a sinistra, in modo da sfruttare sia i suoi tiri di potenza, che sia col destro che col sinistro sono ottimi, sia i tiri a giro col destro quando rientra, oppure come punta unica, per sfruttare le sue grandi statistiche del colpo di testa mediante i cross delle ali. Punizioni e rigori sono decisamente fantastici, nonostante quel 79 di precisione punizioni mi sono trovato davvero bene e quell'87 di rigori sembra anche qualcosa in più perché li tira davvero benissimo. Quindi andiamo a riepilogare i pro e i contro di Cavani. Tra i pro troviamo il tiro di tutti i tipi, la forza fisica e il colpo di testa, mentre tra i contro troviamo il dribbling stretto e le 3 stelle skill.
Il voto finale che gli do è un 8,5, poteva essere qualcosa in più, però per la perfezione forse ci volevano quelle 4 stelle skill. Bene, per la review è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Da Alfred è tutto, alla prossima, ciao a tutti!